Mario Vollono. Mister, domani c'è la Ciao classica Mario. giorno a prova del 9, no? Nel senso che i miglioramenti di prestazioni di giornate sono state delle cose che sempre non hanno funzionato, è arrivata proprio questa vittoria. E adesso bisogna continuare. Sì. Se fai una cosa fatta bene la devi fare meglio la volta dopo, no? Noi intanto siamo contenti perché abbiamo attraversato un brutto periodo, nonostante poi ci sono state delle prestazioni fatte bene da parte dei ragazzi, però poi non sempre quando fai la prestazione poi ti viene anche il risultato. Qualche episodio ci è girato anche contro. Domenica abbiamo fatto una buona partita, abbiamo vinto il derby e quindi fa piacere per tutti, no? Per i tifosi in primis, perché come spesso dico, per me sono tutti derby, però poi capisco la tifoseria così intende come derby. Non era facile perché Giuliano, se non erro, non aveva mai perso in casa e noi quella partita l'abbiamo fatta bene, ma poi ce l'hanno detto anche gli avversari. Hanno affrontato una squadra ben organizzata che ha fatto una buona prestazione. Ha detto proprio vittoria meritata, Sì, ma anche contro quelle precedenti, ci sono stati i complimenti. Adesso magari qualche volta qualche complimento in meno, una vittoria un po' più sporca per dire. E domani è una partita difficile. Francavilla è una buona squadra, lo sappiamo, ci siamo preparati al meglio e la speranza è quella di tornare a vincere tra le mura amiche. Ecco. Daniela Sabato. Buongiorno Buongiorno Danilo. Mister, tante aspettative su qualche giocatore, dopo Pandolfi sembra sia arrivato il momento di Santos, da qui la piazza sicuramente si aspetta molto molto di più. Crede che il suo non pieno inserimento sia dovuto anche da problemi comunicativi o di integrazioni nel gruppo? No, comunicativi no, perché il pallone è universale, si gioca con lo stesso pallone in qualsiasi nazione, e quindi quello no. Il problema, se vogliamo, ci sono dei giocatori che non sono arrivati con noi da poco, Santos, e quindi non hanno una preparazione alle spalle, però è un mese il ragazzo che sta con noi. Adesso la prima partita viene facile per chi non è in condizione, infatti ha fatto una partita importante, poi ci sta, è fisiologico un po' il calo sotto l'aspetto fisico. Ma sull'impegno del ragazzo, sia lui e lo stesso Zigoni, quando è chiamato in causa, stanno facendo bene. E quindi sì, ci si aspetta sempre dagli attaccanti i gol. La speranza è quello che comunque, io dico sempre, l'importante è che faccia uno il gol, che poi sia l'attaccante, ma ultimamente c'è la moda anche dei portieri che fanno gol. Quindi ci sta che magari qualche portiere nostro possa fare anche lui gol, perché negli ultimi anni abbiamo visto parecchi gol fatti dai portieri. L'importante è che segna uno della Juve Stabia. Quindi, sì, ma Santos, Pandolfi, ma tutti, Bentivegna, sono giocatori. Poi l'attaccante basta una scintilla, un guizzo che si sblocca, perché funziona così, gli si chiede il gol. E quindi tante volte loro vivono questa pressione, la vivono male. Io li esorto sempre a dare sempre tutto durante l'allenamento, perché poi basta veramente un piccolo episodio e si sbloccano psicologicamente. Allora, la prima domanda, noi non ci siamo mai allontanati con la società, cioè non c'è stato mai niente, veramente, mai niente. Quella volta che sono venuto in ritardo a fare l'intervista è perché avevamo parlato di una situazione, poi io dicevo all'infortunato di venirmi a chiamare, e però lui non voleva disturbare e stavo senza fare niente, stavo girando i pollici. Allora ho detto: ma perché non mi sei venuto a chiamare? Non volevo disturbarti, ma stavo senza fare niente. Quindi non c'è stato mai una situazione da dire: ma perché non c'è stato mai? Perché quando si è partiti si è detto quale doveva essere il nostro percorso. Non ci sono stati acquisti, dice no, con questi acquisti dobbiamo. No, noi tutto quello che abbiamo fatto è perché sappiamo qual è il nostro percorso. E
E questo percorso delle volte trovi anche la strada che non è asfaltata, la trovi con delle buche, te devi essere bravo a superarle, e quindi è normale, nelle 38 partite ci sono anche dei momenti di difficoltà. Magari ci sono delle partite che non meriti e vinci, ci sono delle partite dove noi meritavamo qualcosa in più e non abbiamo vinto. Quindi questa è la prima. Ah, perché poi con l'età... Sì, ma noi le prime, quelle là, non le dobbiamo guardare. Perché il calcio non è fatto del budget, però ha una sua valenza. Ha una sua valenza. E quindi faccio un esempio, no? Se mi posso permettere Ibra oppure Pirlo, ha più vantaggi chi sia Pirlo rispetto a Colucci. Non ci nascondiamo dietro un dito. Quindi poi giochi contro una squadra del Catanzaro e te devi fare la partita, e quella non l'abbiamo mai iniziata la partita, abbiamo sbagliato tanto già dal primo minuto, ma i ragazzi lo sanno, sai quella partita che non la riesci più a recuperare, è così. L'altra partita che non mi è piaciuta è quella col Taranto, forse perché venivamo da una vittoria dove c'è stata un po' di euforia, tanta euforia, io cerco sempre di fare il pompiere, no? Perché quello che hai fatto bene, però poi ci si dimentica e devi fare sempre meglio. Poi per il resto io non vedo in Serie C, tranne una o due squadre, calcio champagne, con tutta sincerità, non vedo trame di gioco, vedo duelli che devi andare a giocare nella metà campo avversario, e in Serie C spesso chi sbaglia meno vince. Quando capita che sbagli e quella situazione prendi gol, lo vedono tutti, però delle volte bisogna passare anche attraverso questi momenti. Quindi noi, voglio ricordare, stiamo giocando con tutta la rosa, sto attingendo da tutta la rosa, e quindi tutti giocano, e quando gioca magari qualche ragazzo ci sta pure che possa sbagliare, come sbaglia l'adulto può sbagliare anche il ragazzo, però noi quando sbagliamo lo facciamo sempre perché vogliamo far bene. Francavilla è una buona squadra, ha mantenuto l'ossatura degli anni precedenti, quindi sì, no, è una buona squadra, conosco i giocatori, dobbiamo fare una partita attenta, gagliarda, che non una buona partita. Voglio la prestazione, da quello che stiamo facendo, voglio la prestazione, perché i ragazzi ci stanno dando l'anima. Dal primo giorno, chi segue gli allenamenti lo vedono, che danno l'anima, no, non lesseranno mai una goccia di sudore. E quindi sono ragazzi che vanno forte. Poi noi, come ho sempre detto, qualche problemino ce l'abbiamo, dobbiamo migliorare. Le mie parole poste a Giuliano, le ho motivate anche ragazzi, perché poi siccome andiamo solo a vedere il risultato, se avessimo preso gol su delle letture facili, che ci sta che magari la puoi prendere, una lettura non la leggi, e quindi poi una buona prestazione, ci dicono che abbiamo fatto, non posso dire una parola, abbiamo fatto male. Allora sono andato indietro di 2 o 3 partite dove qualche prestazione è fatta bene, poi hai preso gol, allora viene visto che hai fatto una brutta prestazione. Mi sono arrabbiato per quello, ma più per loro, che nel caso non fosse andata, ci fosse riuscita la vittoria, ecco, si vedeva di nuovo buio. Allora mi è dispiaciuto per loro. Quindi per quello le ho anche motivato, perché ho detto quella cosa là. E se voi, siccome ci siamo sempre nella conferenza stampa, io quando parlo così parlo sempre sulla vittoria, non parlo mai nella sconfitta. E quindi nella vittoria ho parlato così, perché mi sarebbe dispiaciuto per loro. Dopo una partita dove te sei arrivato 6-7 volte davanti al portiere, ti capita che la pareggi per una situazione leggibile e mi dà noia, come è successo qualche altra partita in casa. Abbiamo preso gol evitabilissimo, e quindi mi dispiace per i ragazzi. Per quello ho esternato quelle parole. Sì, è questo però che non sfoci a... sì, perché poi devi avere anche grande personalità per giocare in certi ambienti. Ed è per questo che io non voglio caricare di responsabilità i miei ragazzi. Perché poi l'asticella, se la alzi, poi devi avere grande responsabilità. Per esperienza in certi ambienti è meglio tenerla bassa l'asticella.
per un discorso di temperamento, esatto. Noi abbiamo un po' di ragazzi che è la prima volta che giocano in Lega Pro. C'è differenza di giocare in certi stadi, in certi ambienti, in certi altri. È vero che il campo è sempre quello, però l'ambiente fa la differenza. Formi di più in questi tipi di ambiente, io sono stato formato da questi ambienti qua, però ognuno di noi ha il suo modo, il suo percorso, il suo vissuto. E quindi mi piace ragionare la domenica dopo domenica. Allora, parto dal crescite di Barossi, il crescite della squadra. Barossi c'ha i guanti. Permettimi la battuta e deve parare. Però quando non subisci gol è l'attaccante, è il primo difensore. Quindi è la squadra che ti porta magari a fare delle prestazioni dove gli avversari tante volte fanno fatica anche a concludere azioni. Sì, quando si vince si lavora, ma noi abbiamo sempre lavorato bene anche nelle sconfitte, sinceramente, perché sappiamo quello che vogliamo e dove deve arrivare questa, io uso sempre una metafora, questa nave. Noi la dobbiamo attraccare a porto, no? Ci è chiesto di attraccare a porto la nave. E quindi noi conosciamo il percorso. La terza, perché stamattina, sai, siccome sono emozionato, dopo c'è la partita, quindi. Tre domande mi fate, crescite le parole, dove è la prestazione? Di solito quando vince e fai anche la prestazione, io, per quanto mi riguarda, sono più felice, sono più contento, perché vuol dire che quello che fai durante la settimana, poi la domenica, lo vuoi esprimere in campo. Poi c'è sempre l'avversario, però adesso ritornando alle altre domande che avete fatto nelle partite precedenti, ci sono anche delle differenze con determinati giocatori che hanno magari delle attitudini differenti rispetto ad altri e quindi cambia le situazioni in base anche a che tipo di partita vuoi fare, se c'è i giocatori più bravi tra le linee o più bravi ad attaccare la profondità, cambia, quindi, però il percorso di crescita e noi lo stiamo facendo, poi è logico che tutti vorrebbero avere più punti, anch'io. Però se noi pensiamo di voler stare dietro a Catanzaro e al Crotone, super. Anche, ma non mi fa fare tabelline perché altrimenti, comunque spero di avere. Sì, grazie.